Hola, buenos días, nuovo giorno di viaggio, parliamo in italiano che è meglio, qui in Spagna e abbiamo preso il nostro coche, ebbene sì, abbiamo noleggiato la vettura che ci porterà a spasso per l'Andalusia e oggi siamo sulla strada che collega Siviglia a Cordoba, ne vedrete delle belle, bye! Segue il viaggio in un altro centro dell'Andalusia. Siamo a Écija, un'altra bella cittadina dell'Andalusia e questa è caratterizzata per essere chiamata la padella della Spagna, la padella dell'Andalusia. Padella perché? Perché è la cittadina più calda dell'Andalusia. Lo si percepisce? Forse. Ci sono 42 gradi, fate un po' voi. E via verso nuove avventure. E siamo giunti a Cordova e proprio stiamo camminando su questo ponte romano che ci fa dire che la città, dopo la sua fondazione fenicia, fu un'importante città romana a cavallo del rio Guadalquivir, già incontrato a Siviglia. La città poi ebbe un importantissimo ruolo strategico durante il periodo musulmano, quando la Spagna divenne un califfato e proprio Cordoba era la capitale della Spagna musulmana, della Spagna moresca. E in quel periodo, tra il 700 e il 1000, l'anno 1000, la città era molto fiorente, con tantissime, una vita intellettuale fiorente, moschee, palazzi, case, arti, insomma, era invidiata in tutta Europa. Poi ebbe un declino, ovviamente, che culminò con la Reconquista cristiana. Alla Mesquita Catedral. Passati attraverso la Puerta del Perdón, ci troviamo nel Patio de los Naranjos. Questo giardino degli aranci era il luogo in cui ci si purificava prima di entrare a pregare nella moschea, si facevano le abluzioni. La moschea nasce sulle basi di una chiesa visigota, quando il sultano Abdarrahman I decide di trasformarla in moschea e le successive generazioni ne aumentarono le dimensioni e anche lo splendore. La moschea fu ampliata con il mihrab, il muro e cappella della preghiera, dove si diceva essere contenuta una versione del Corano interamente d'oro, così come la cappella. Una curiosità, quando si entra all'interno della moschea, gli archi si fanno sempre più sontuosi, sempre più grandi, mano a mano ci si avvicina al muro della preghiera in direzione della Mecca. E tutto questo grande complesso nel X secolo era il terzo edificio di culto islamico, quindi la terza moschea più grande del mondo, fino a quando ci fu la Reconquista cristiana. Cordoba perse il primato di città più importante d'Europa di culto islamico
arrivarono i cristiani e quindi convertirono la moschea in cattedrale, realizzando una cappella maggiore all'interno. Carlo V fece edificare proprio nel centro una cattedrale che si differenzia, vero? Per stile, per... Uno stile completamente diverso, un barocco pieno di luce che stride un po' con la penombra, l'oscurità, questi archi sovrapposti, questa selva di 800-900 pilastri della moschea. Lo stesso Carlo V poi disse di essersi pentito di aver costruito questa, che è una cattedrale come ce ne sono tante, invece la moschea era un unicum praticamente. Però ciò nonostante è sempre ben apprezzabile questo complesso di moschetta cattedrale. Un'altra modifica che è stata fatta appunto per la riconversione cristiana dell'edificio è nel minareto. Appunto, quello che era un minareto è stato trasformato in un campanile in epoca barocca e proprio è un simbolo che è visibile da tutta la città. Per essere una delle città in cui alla fine del IX-X secolo coesistevano tre religioni, quella islamica, quella cristiana e quella ebraica. A fianco della meschita sorge la Juderia, il quartiere ebraico, un dedalo di viuzze sulle quali si affacciano numerosi patios. Che cosa sono questi patios? Dei cortili interni decorati da piante e fontane, il più delle volte. Una curiosità, qui a Cordova in estate si tiene il Festival dei Patios, quando viene premiato il patio più ricco, più decorato. All'interno della Juderia sorge una delle ultime tre sinagoghe presenti in Spagna. Abbiamo un piano della Domus Romana, tipica che possiamo trovare a Pompei e anche a Cordova, e c'è dentro un spazio qua, che si può guardare qua, che si poteva usare per mettere una taverna o un termopolio. I termopolio erano le taverne attualmente, las tavernas come abbiamo in Spagna. E noi nos ci chiamiamo Rutas Termopolio a Cordova perché il primo itinerario che facciamo e che adesso continuiamo facendo sono itinerari storici gastronomici, rutas storico gastronomicas. Spieghiamo la storia gastronomica di Cordova e della vita quotidiana attraverso una serie di tavernas che troviamo soprattutto nel centro storico della città di Cordova. Se volete trovarci il nostro itinerario potete guardare nella nostra pagina web che è rutastermopolia.com. Qua potete vedere tutti il nostro itinerario che offriamo al pubblico. Siamo nella Plaza del Potro, così chiamata per la piccola statua del puledro, Potro appunto, ma questa piazza è famosa perché vi era la Posada del Potro, dove Cervantes ambientò alcune vicende del suo Don Quixote e quindi è divenuta monumento nazionale. All'interno dell'Alcasata.
città di Alcazar ha ben poco questo palazzo. Infatti, correttamente è Alcazar dei Re Cristiani, perché questo palazzo venne eretto nel XIV secolo da Alfonso XI sui resti di un preesistente palazzo islamico arabo e su dei preesistenti ancora resti romani. E quindi questo palazzo poi subì degli avvicendamenti nel tempo ed è sempre affiancato da dei giardini. Isos è la Plaza de la Corredera. Sì, ma parla italiano, sei italiana? Insomma, no, fai bene così perché ti ambienti bene nel luogo in cui vai. E questa piazza è utilizzata ancora oggi quotidianamente per il mercato con queste arcate del 600. E mañana, otras aventuras. Continuate a seguirci, ma prima vi lasciamo con queste immagini.